Molesta ripetutamente la moglie, per questo viene allontanato da casa. È successo a Pescia, dove i carabinieri della locale stazione, nell'ambito del cosiddetto protocollo rosa, hanno notificato a un 35enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, una ordinanza cautelare con la quale il Tribunale di Pistoia, concordando con le risultanze investigative, ha imposto all'uomo il divieto di dimora nel comune di Pescia. Il provvedimento ha l'obiettivo di impedire al 35enne di continuare a porre in essere nei confronti della coniuge trentenne atti persecutori, ingiurie, minacce e percosse di cui la donna era oggetto senza soluzione di continuità da circa 3 anni. E sempre i carabinieri, ma questa volta quelli di Monsu Mano Terme, sono intervenuti per sedare una lite condominiale nella quale è spuntato fuori un coltello e sono partiti pugni e calci. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato in un appartamento anche piante di marijuana coltivate in vaso. Protagonisti della lite, 3 condomini, il primo cittadino albanese ha minacciato con un coltello un vicino di nazionalità italiana, mentre un terzo, anch'egli italiano, è intervenuto per dare manforte al primo, prendendo a calci e pugni l'altro condomino, con ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Il successivo intervento dei carabinieri ha aggravato la posizione dei 2 aggressori. In casa dell'albanese, 31enne, sono state infatti trovate 5 piante di marijuana coltivate in vaso, alte circa 80 centimetri. Per questo l'uomo è stato denunciato per i reati di minacce aggravate, porto abusivo di coltello e coltivazione di sostanze stupefacenti, mentre l'altro aggressore dovrà difendersi dall'accusa di lesioni personali.